Buonasera a tutti, stasera siamo appunto qui io e Alex Verginelli e parleremo del tema del controllo e sicurezza degli alimenti e della medicina integrata. Lui si occupa di controllo e sicurezza degli alimenti e io della medicina integrata. Introduco io l'argomento semplicemente perché intanto volevo brevemente presentarmi. Io sono appunto Valentina Neto e mi sono formata alla Scuola Simo di Milano. Non so, avevo detto anche ad una scorsa serata sulla medicina integrata appunto un po' chi sono e cosa faccio, però brevemente mi presento anche stasera. Ho studiato quindi naturopatia a Milano e attualmente sto facendo un corso di scienze biologiche all'Università di Modena e Reggio Emilia e appunto mi occupo di naturopatia e medicina integrata. Stasera siamo insieme perché stiamo, diciamo, portando avanti un progetto con il quale cerchiamo di far incontrare diverse discipline, in questo caso quindi sicurezza e controllo degli alimenti e la medicina integrata. Infatti lascio quasi subito la parola ad Alex perché poi sarà lui il relatore principale. Grazie. Buonasera a tutti, mi presento brevemente, mi chiamo Alex Verginelli, sono laureato in Scienze dell'Alimentazione e Nutrizione Umana al Campus Biomedico di Roma, e mentre attualmente mi sto specializzando in quello che è il controllo e la sicurezza degli alimenti nell'Università di Modena e Reggio Emilia. Siamo qui appunto insieme questa sera per parlare un po' di spreco alimentare, di quella che è poi l'arma fondamentale per combattere questo spreco, ovvero la conservazione. Andremo quindi a vedere delle principali tecniche di conservazione e infine andremo a vedere le cifre dello spreco alimentare, quindi quanto questo spreco alimentare influisce ogni giorno sulle nostre vite, sull'ambiente e anche da un punto di vista economico. Per iniziare dobbiamo fare subito un po' di chiarezza. Questa serata parliamo di spreco alimentare, non di rifiuto. La differenza sta nel fatto che il rifiuto alimentare, per rifiuto alimentare si intende qualsiasi parte di alimento che per proprietà organolettiche, nutrizionali o qualità igieniche non è adatta al consumo umano. Quindi sono tutti scarti della cucina, che siano le bucce delle carote, i vari torsoli delle mele e tutti gli scarti di questo genere. Per quanto riguarda lo spreco alimentare, invece, è il fenomeno che si verifica lungo tutta la filiera alimentare e che interessa invece cibo che viene buttato ed è ancora idoneo al consumo umano, quindi cibo che può essere ancora consumato tranquillamente. Quindi, il giorno d'oggi ci vede partecipi di quello che viene chiamato il paradosso dello spreco alimentare. In poche parole siamo un pianeta obeso che muore di fame. Questo perché? Perché ad oggi si contano 795 milioni di persone che soffrono la fame, mentre ci sono 1,9 miliardi di persone che sono in una condizione di sovrappeso e obesità. Quindi c'è una discrepanza notevole sotto questo punto di vista e il dato peggiore è che un terzo di tutto il cibo che viene prodotto a livello mondiale viene sprecato. Un terzo che, secondo delle stime, secondo dei calcoli approssimativi, sarebbe sufficiente a nutrire per 4 volte tutte le 795 milioni di persone che soffrono la fame. Ma prima di parlare di spreco alimentare, dobbiamo andare a definire che cosa lo determina, quindi a che cosa è dovuto. E in generale possiamo dire che l'80% dello spreco alimentare è dovuto ad errate condizioni di conservazione degli alimenti. Quindi, in poche parole, è dovuto a delle nostre mancanze, a delle mancanze dell'industria alimentare che non riesce a fornire delle consapevolezze e delle conoscenze di base affinché il consumatore possa andare a conservare correttamente gli alimenti e che quindi possa ridurre lo spreco. Ma andiamo subito a dare una definizione molto importante, che è la definizione di shelf life o vita di scaffale. Intuitivamente, la vita di scaffale identifica il periodo in cui l'alimento mantiene intatte le varie proprietà organolettiche, nutrizionali e igieniche che gli permettono appunto di soddisfare tutte le esigenze del consumatore.
Ovviamente la shelf life è stabilita dai produttori e dai trasformatori di derrate alimentari ed è definita in base a vari criteri, tra cui troviamo la natura stessa dell'alimento, le tecnologie con le quali viene prodotto l'alimento e fondamentalmente anche i tempi previsti per la conservazione. E quindi stabilire di quanto deve essere lunga la shelf life di un alimento è fondamentale ai fini della definizione di quelle che sono data di scadenza oppure termine minimo di conservazione, che ad oggi sono entrambi notazioni obbligatorie da indicare in confezione, come previsto poi dal regolamento 1169 del 2011 dell'Unione Europea. Ma andiamo un po' a vedere qual è la differenza tra data di scadenza e termine minimo di conservazione. Sono due termini che spesso vengono usati come sinonimi oppure non compresi a fondo. Possiamo dire che il termine minimo di conservazione, espresso con la formula da consumarsi preferibilmente entro o consumarsi preferibilmente entro fine, in base a se è indicata la data oppure un periodo, ci indica la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche, quindi proprietà nutrizionali o organolettiche. Non si parla di proprietà da un punto di vista di sicurezza, quindi è un tempo un po' più malleabile sul quale dobbiamo prestare ovviamente attenzione, ma ci indica soltanto la finestra temporale entro la quale si conservano le caratteristiche dichiarate in alimento ed è da intendere praticamente solo sotto un punto di vista di gradimento del consumatore e non un punto di vista di sicurezza. Quindi ovviamente è fondamentale la conservazione, perché possiamo anche dire che un alimento che presenta un termine minimo di conservazione può essere consumato anche qualche tempo dopo la data di scadenza. Però è fondamentale, sempre lo ripeterò parecchie volte questa sera, la conservazione, che deve essere ottimale e mirata al tipo di alimento che vogliamo conservare, appunto. Diverso è invece il caso della data di scadenza. Questa è espressa con la formula da consumarsi entro e ci indica la data entro la quale il prodotto deve essere consumato. Quindi è una data più rigida, allo scadere della quale cominceranno a mancare le proprietà organolettiche e nutrizionali dell'alimento, oltre alle caratteristiche igienico-sanitarie. Quindi verranno a mancare anche tutte quelle che sono le sicurezze igieniche rispetto a un alimento. Ovviamente questo non vieta il consumo di un alimento anche uno, due giorni dopo, a volte la data di scadenza, a patto che sempre siano rispettate le idonee condizioni di conservazione, che sono, ripeto, fondamentali per ridurre lo spreco alimentare. Ma ovviamente può succedere di imbatterci in prodotti che magari per sentito dire o comunque per accettazione comune non scadono. Prodotti come lo zucchero, il sale, l'olio, l'aceto, ma anche il miele, tendenzialmente, se conservati correttamente, possono essere consumati anche qualche tempo dopo la data di scadenza. Ripeto per l'ennesima volta, attenzione alla conservazione, che è fondamentale. E adesso andiamo a vedere qualche esempio di alimenti che capita di ritrovare in dispensa o in congelatore che magari hanno passato la data di scadenza, diciamo i più caratteristici. Partiamo con i filetti di pesce congelati, qualsiasi tipo, merluzzo, salmone, pesce spada, baccalà, qualsiasi tipo, possono essere consumati fino a 4 settimane dopo la loro data di scadenza, a patto che siano conservati in un congelatore con una temperatura compresa tra i meno 12 e i meno 18 gradi, che sono temperature normali, sono temperature non troppo fredde, cioè nel senso sono delle temperature normali di un congelatore domestico. Anche il meno performante arriverà a temperature di meno 14, meno 16 gradi, che vanno comunque più che bene per conservare correttamente un alimento. Poi vedremo in seguito anche
il perché un alimento congelato può durare tranquillamente tempo dopo la data di scadenza. Ancora abbiamo la pasta. La pasta già di per sé ha in generale una data di scadenza che si aggira intorno ai 2 anni, trascorsi i quali è possibile consumare il prodotto, sempre a patto che siano rispettate, sia stato conservato correttamente. In generale la pasta, come anche altri alimenti che poi vedremo in seguito, hanno una data di scadenza molto lunga perché sono secchi, sono privi di acqua, il che va a rallentare o comunque va a inibire qualsiasi tipo di fenomeno di deterioramento dell'alimento. Comunque poi vedremo in seguito il perché. Biscotti secchi, lo stesso discorso della pasta, possono essere consumati anche dopo la data di scadenza, purché conservati correttamente. Ora, i biscotti secchi io non consiglio di consumarli dopo la data di scadenza, perché non saranno il massimo, perderanno la loro fragranza, perderanno il loro sapore, quindi... Però da un punto di vista igienico-sanitario possono essere consumati tranquillamente. Le spezie sono uno di quegli alimenti definiti eterni. Per la loro assenza totale di acqua sono molto difficilmente deteriorabili. Ovviamente a lungo andare perderanno i loro aromi, perderanno le loro caratteristiche che le rendono tali. La farina, stesso discorso, uno sfarinato presenta una percentuale di acqua veramente bassa. Tuttavia, questo, se conservato correttamente, possono anche durare molto tempo. Vengono però attaccate da alcuni parassiti, parassiti della dispensa, le classiche farfalline che ogni tanto capita di trovare in dispensa, quindi bisogna stare comunque attenti a quelli. In generale un esame visivo ci toglie tutti i dubbi per quanto riguarda lo stato del nostro alimento. E infine le bibite, così come la pasta, hanno una data di scadenza che varia dai 24 ai 36 mesi ed è possibile consumarle anche qualche mese dopo la data che indica il termine minimo del prodotto, a patto però che la confezione sia integra e che siano state conservate correttamente. Ora, a parte il punto di vista igienico-sanitario, consumare una Coca-Cola che è stata aperta 2 settimane prima non è il massimo, comunque. Esatto. Quindi possiamo dire che la conservazione è una delle armi, se non l'arma più efficace contro lo spreco di cibi, e siamo proprio noi a rendere quest'arma fondamentale con la nostra consapevolezza e con le pratiche che possiamo mettere in pratica, scusate la ripetizione, ogni giorno. E questo ovviamente vale sia per i cibi da consumare entro che per i cibi da consumare preferibilmente entro, quindi sia per quelli che presentano una data di scadenza sia per quelli che presentano un termine minimo di conservazione. E quindi, di nuovo, alla base di tutto ci siamo noi, non ci sono le industrie alimentari, non ci sono le industrie di trasformazione, di distribuzione, ma ci siamo noi con la nostra consapevolezza sulle buone pratiche di conservazione. Conservazione che svolge quale ruolo, qual è l'obiettivo della conservazione e perché è veramente efficace? Innanzitutto la conservazione ha come scopo il preservare nel tempo quella che è la commestibilità e il valore nutritivo degli alimenti, andando a ritardare o comunque ad evitare qualsiasi tipo di alterazione e deterioramento che possa riguardarli nel tempo, che possa interessarli nel tempo. Ad oggi veramente esistono moltissime tecnologie di conservazione degli alimenti che vengono scelti in base a innumerevoli fattori. I principali sono il tipo di alimento, il tempo di conservazione previsto e le preferenze dei consumatori. Ma la conservazione di per sé su che cosa agisce? Abbiamo detto che va ad evitare o comunque a ritardare il deterioramento degli alimenti, deterioramento che è dovuto essenzialmente a 4 fattori. Il principale sono senza dubbio i microorganismi intesi come batteri, muffe, virus, eccetera, che sono normalmente presenti nell'aria, sulle superfici e anche sugli alimenti, ovviamente in quantità irrisorie, in quantità che non ci scalfiscono minimamente.
Tuttavia, quando si trovano negli alimenti, trovano un substrato ideale per la loro crescita, quindi si nutrono degli alimenti e crescono e si moltiplicano. Questo fa sì che questi assumino un ruolo negativo nei nostri confronti. Quindi abbiamo detto che si moltiplicano e crescono sugli alimenti. Ovviamente devono trovare delle condizioni favorevoli, condizioni date dalla temperatura, che ovviamente ogni microorganismo presenta una temperatura ideale di crescita, quindi ci sono microorganismi che si sviluppano a una temperatura ottimale di 25 gradi, microorganismi che si sviluppano a una temperatura superiore o microorganismi che si sviluppano a una temperatura inferiore. Ed è qui che andiamo a agire con tecniche di conservazione, ad esempio la refrigerazione. Mettere in frigorifero gli alimenti va a ritardare la crescita microbica, appunto perché con la sottrazione della temperatura rende la vita difficile a questi microorganismi. Ancora il pH. Per pH noi intendiamo l'acidità o la basicità del cibo. Questa determina una difficoltà di propagazione e sviluppo dei microorganismi a livello degli alimenti ed è un valore preso in grande riguardo dalle industrie di produzione degli alimenti. L'attività dell'acqua. L'attività dell'acqua e quindi in generale la presenza dell'acqua nell'alimento è fondamentale affinché si sviluppino i microorganismi. Come noi utilizziamo l'acqua per vivere, la stessa cosa fanno i microorganismi. Quindi con tecniche di conservazione, quali ad esempio l'essiccamento, quindi la rimozione dell'acqua, o il congelamento, quindi il passaggio di stato dell'acqua da liquido a solido, noi andiamo a rendere la vita difficile per questi microorganismi. Ancora le sostanze antimicrobiche, ad esempio sostanze antimicrobiche anche naturali, come la vitamina C, di cui poi ci parlerà anche Valentina, vanno a rendere difficile la moltiplicazione e la crescita dei microorganismi. E infine il contenuto dei nutrienti. Un alimento ricco in nutrienti è un alimento in cui facilmente si sviluppano microorganismi. Quindi gli alimenti che presentano un contenuto di nutrienti, che sono sali minerali, proteine, vitamine, eccetera, sono dei terreni fertili per i microorganismi. Infine, tra le altre cause di deterioramento degli alimenti troviamo gli enzimi. Enzimi che sono delle molecole normalmente presenti in tutti gli alimenti e che sono responsabili della naturale alterazione degli alimenti. Quindi sono responsabili delle principali alterazioni chimiche che riguardano gli alimenti. Ancora i macroorganismi. I macroorganismi, insetti, larve, roditori, eccetera, ovviamente dipendono dalle condizioni igieniche del luogo in cui si tengono gli alimenti. E infine le condizioni ambientali. Le condizioni ambientali, luce, temperatura, umidità e ossigeno, sono spesso sottovalutate. Si trova spesso la dicitura nelle confezioni alimentari del conservare in un luogo fresco e asciutto. Questo viene spesso preso con semplicità, viene spesso ignorato, quando in realtà le condizioni ambientali fanno moltissimo. Basti pensare all'olio d'oliva. L'olio d'oliva di per sé ha una vita infinita, è un prodotto eterno, però è molto fotosensibile, il che significa che è molto sensibile alla luce diretta. Infatti se ci facciamo caso, in generale l'olio è venduto in lattine o comunque in bottiglie scure e i contenitori che vendono per tenere in cucina sono di solito in coccio o comunque in ceramica scura, in modo tale che non possa arrivare la luce diretta, in quanto lo rovina in tempi brevissimi. Ma dobbiamo fare un passo indietro, da dove nasce la conservazione degli alimenti? Diciamo che la conservazione degli alimenti nasce dall'esigenza che l'uomo ha sempre avuto di avere cibo disponibile durante tutto l'anno. Sin dalla preistoria, da quando l'uomo passa da cacciatore a raccoglitore, egli ha l'esigenza di tenere alimenti per periodi di caccia magra oppure quando le piante smettono di dare frutti. Quindi ha sempre cercato di lavorare a favore della conservazione degli alimenti anche non avendo alcuna conoscenza pregressa. E le prime tecniche di conservazione che vengono messe in atto appunto dall'uomo sono state l'essiccamento.
essiccamento che permetteva all'uomo di tenere semi, bacche, ma anche la carne fino a 2, 3, 4 mesi, il che ha portato enormi passi avanti per quella che era l'evoluzione. Ma la vera e propria innovazione tecnologica si ha intorno al 1800, piena rivoluzione industriale, e un chimico francese, Louis Pasteur, andando a lavorare sulla teoria della generazione spontanea, vide che trattando il vino in assenza di ossigeno a delle temperature di 55 gradi, questo manteneva inalterate le sue proprietà organolettiche e non prendeva d'acido, come poi tra l'altro era molto frequente all'epoca. E conclusivo e spettacolare fu l'esperimento che lo vide partecipe, che in collaborazione con la Marina Militare francese spedì alcune casse di vino in un viaggio lunghissimo per l'epoca. Al ritorno della nave vide con grande stupore innanzitutto che i marinai non toccarono il vino. Secondo poi vide che il vino non presentava alterazioni di nessun tipo, era come se fosse stato appena imbottigliato. Quindi egli arrivò alla conclusione che trattando un alimento con delle temperature si poteva andare ad uccidere, ad annientare, ad eliminare la carica microbica, quindi i microrganismi eventualmente presenti all'interno dell'alimento, e quindi dare una vita più lunga all'alimento. Da qui appunto prende il nome di questo trattamento termico, che poi viene chiamato pastorizzazione, e da qui vengono studiate e vengono create moltissimi altri tipi di tecniche di conservazione degli alimenti. Ad oggi se ne contano moltissime, le possiamo suddividere generalmente in tre gruppi, in base alle metodiche che agiscono a favore della conservazione. Avremo quindi metodi fisici, metodi chimici e metodi chimico-fisici, ma andiamo a vederli uno ad uno. Uno dei metodi di conservazione più conosciuti e uno dei metodi di conservazione più utilizzati è senza dubbio la refrigerazione. Refrigerazione che si basa sul sottoporre gli alimenti a delle temperature comprese tra 1 e 5 gradi. Tutti noi abbiamo in casa almeno un frigorifero, però c'è sempre da ricordare che il frigorifero, anche il più nuovo, il più bello, il più performante, non ha la stessa temperatura per tutta la sua grandezza. Avremo in generale tre zone di temperatura diversa. Avremo una zona più fredda che si colloca appena sopra i cassetti di frutta e verdura, ideale per la conservazione di carne e pesce crudi. Una zona, diciamo, di media temperatura, di 2, 3, a volte 4 gradi, che è la zona dal centro del frigorifero in su, adatta per la conservazione di affettati, alimenti che sono stati aperti da consumare in frigo, gli avanzi, le uova, i latticini, le preparazioni a base di creme. E infine avremo una zona più calda, che è lo sportello. Lo sportello, ovviamente, per il fatto che lo apriamo, è soggetto a degli sbalzi termici notevoli e quindi è adatto per la conservazione di quelli che sono i prodotti che non necessitano di temperature troppo basse, quindi ad esempio acqua, vino, bibite in generale, il latte e il burro. Analogo alla refrigerazione c'è il congelamento. Congelamento e surgelazione sono due metodi di conservazione che hanno lo stesso obiettivo, quindi mirano a bloccare quello che è lo sviluppo microbico sugli alimenti. Sono spesso usati come sinonimi, ma sono due tecniche di conservazione diverse. Il congelamento è la classica tecnica di conservazione domestica, ovvero che il nostro congelatore presenta una temperatura di meno 12, meno 18, meno 16 gradi, noi mettiamo gli alimenti all'interno del congelatore e in un tempo che va dalle 6 alle 10 ore in base alla pezzatura dell'alimento porta al cuore dell'alimento una temperatura di meno 18 gradi, il che favorisce un cambio di stato dell'acqua da liquido a solido, mentre la surgelazione avviene in tempi molto più brevi,
operando a delle temperature di meno 30, meno 40, addirittura meno 50 gradi, questa favorisce una congelazione quasi istantanea degli alimenti ed è il tipico metodo di congelamento industriale. Quindi la differenza tra i due è il fattore tempo. Ma che cosa comporta da un punto di vista dell'alimento, da un punto di vista fisico dell'alimento? La differenza è sostanzialmente nei microcristalli di ghiaccio che si formano, ovvero il congelamento favorisce la formazione di molti macrocristalli di ghiaccio, quindi si formano questi macrocristalli di ghiaccio che crescendo rompono la struttura cellulare del nostro alimento, mentre nella surgelazione c'è la formazione di piccoli cristalli di ghiaccio, moltissimi piccoli cristalli di ghiaccio che lasciano pressoché invariata la struttura cellulare. E questa differenza la possiamo vedere in fase di decongelamento, quando appunto l'alimento va a perdere tutta, se non tutta, la maggior parte di acqua in esso contenuta. Quando l'alimento perde tanta acqua significa che è stato congelato, quindi con delle tempistiche più lente, e insieme all'acqua va a perdere anche molti nutrienti, molti sali minerali, molte vitamine. Quindi da un punto di vista organolettico un alimento trattato con surgelazione sarà sempre leggermente migliore. Un altro trattamento fisico molto utilizzato è la pastorizzazione, come ho citato in precedenza, ed è appunto un metodo basato sul risanamento termico, quindi si va ad uccidere tutti quei microorganismi sensibili al calore presenti nell'alimento. Abbiamo tre diversi tipi di pastorizzazione in base alla temperatura e alla tempistica con la quale avviene. Allora, una pastorizzazione bassa che si basa su temperature di 60-65 gradi per 3 minuti, una pastorizzazione alta che si basa su temperature di 75-85 gradi per 2-3 minuti e infine una pastorizzazione rapida o HTST che sta per High Temperature Short Time che si basa su temperature di 75-85 gradi per 15-20 secondi. Ovviamente per effettuare queste tre metodiche di pastorizzazione le industrie sfruttano delle tecnologie diverse. E, diciamo, l'esempio più classico della pastorizzazione è il latte. Il latte fresco pastorizzato è un latte che viene trattato con questa tecnologia, ma si applica anche a altri alimenti, ad esempio la birra, il vino, ogni tanto anche le uova, delle preparazioni per la pasticceria, eccetera. Trattamento analogo è la sterilizzazione. Questa permette l'eliminazione quasi totale dei microrganismi contenuti in un alimento e opera a delle temperature superiori a 100 gradi. E abbiamo quindi una sterilizzazione classica basata su temperature di 100-120 gradi per 20 minuti e quella che è la sterilizzazione UHT, ovvero Ultra High Temperature, in quanto va ad utilizzare delle temperature di 140-150 gradi per pochi secondi. La differenza la fa la somministrazione del calore, che nel primo caso è calore indiretto, mentre nel secondo caso è calore diretto. Ancora, uno dei metodi più antichi, come abbiamo detto, è l'essiccamento, ed è un processo che consiste nella rimozione dei liquidi contenuti negli alimenti e, come abbiamo detto prima, liquidi che sono fondamentali per la crescita microbica. Quindi, andando a rimuovere questi liquidi, noi andiamo praticamente a distruggere i microrganismi che necessitano dell'acqua per vivere. Ovviamente possiamo avere un essiccamento naturale, quindi con la luce solare, oppure dei metodi artificiali usati dalle industrie che sfruttano delle particolari tecnologie, dei particolari essiccatori, quali ad esempio essiccatori ad armadio, a tunnel, a letto fluido, eccetera. Tra i metodi fisici troviamo anche quella che è la conservazione in atmosfera protettiva. Ad oggi la maggior parte degli alimenti sono contenuti in vaschette o in bustine sigillate. Questi presentano appunto quella che viene chiamata la conservazione in atmosfera protettiva. Atmosfera protettiva che si distingue in atmosfera modificata, atmosfera controllata e sottovuoto. La differenza tra queste tre sta nel fatto che l'atmosfera modificata è un'atmosfera fatta su misura per l'alimento, ovvero
vengono messe percentuali di gas diverse tra anidride carbonica, azoto e ossigeno negli imballaggi. Questo fa sì che si inibisce la crescita microbica e si prolunga quindi la shelf life del prodotto. L'atmosfera controllata invece si basa sulla rimozione dell'ossigeno da un imballaggio. Rimozione dell'ossigeno che evita quindi qualsiasi tipo di fenomeno ossidativo degli alimenti. Ad esempio la carne. La carne affettata e tenuta in una vaschetta, se lo dovessimo fare noi a casa, diventerebbe nera in tempi brevissimi. A livello industriale invece che cosa fanno? Vanno a modificare l'atmosfera al suo interno, vanno a rimuovere l'ossigeno in maniera tale che la carne rimane intatta, senza dover aggiungere antibiotici, senza dover aggiungere conservanti e niente di simile. Infine abbiamo il sottovuoto. Il sottovuoto ormai sta diventando una pratica molto utilizzata anche a casa, tutti i giorni si può usare il sottovuoto. L'importante è dotarsi di un'apposita macchina e dei sacchetti. E si basa quindi sull'eliminazione del contatto dell'aria con l'alimento. Eliminazione che quindi toglie il contatto con l'ossigeno, toglie il contatto con altri gas. Quindi questo fa sì, come nell'atmosfera controllata, che l'alimento non vada incontro a fenomeni ossidativi. Infine, uno dei metodi fisici che sta crescendo in questi ultimi tempi è l'uso delle radiazioni. Si basa praticamente sulla propagazione negli alimenti di energia ad opera di radiazioni elettromagnetiche, quali ad esempio i raggi X, i raggi UV e i raggi gamma. Questi vanno praticamente a svolgere un'azione microbicida, il che significa che vanno ad eliminare la carica microbica presente all'interno dell'alimento. Ovviamente è una tecnologia per la conservazione sicura, non c'è il rischio che ci trasformiamo in Hulk o niente del genere. Passiamo invece ai metodi chimici, quindi metodi che sfruttano l'azione, reazioni chimiche tra l'alimento e la nostra tecnologia di conservazione. Abbiamo ad esempio la salagione. La salagione è uno tra i metodi più antichi, si pensa che venisse usata fin dai tempi degli antichi babilonesi ed è anche alla base di molte preparazioni di prodotti di origine protetta e prodotti di origine controllata. Si basa praticamente sulla disidratazione per osmosi che effettua il sale ai microorganismi. In poche parole, il sale va a eliminare l'acqua dal microorganismo e che quindi esplode. Si può fare tranquillamente a casa con il cloruro di sodio, che è il normale sale da cucina, e si può fare per aspersione, quindi a secco, oppure in salamoia. La salamoia sarebbe una miscela di acqua e sale che in base alla percentuale di sale può essere più o meno forte o più o meno debole. Poi abbiamo la conservazione con lo zucchero, è analoga alla conservazione del sale e agisce anche questa disidratando per osmosi i microorganismi e quindi andando ad esercitare un'azione microbicida. Tuttavia lo zucchero deve essere presente nell'alimento in concentrazioni abbastanza elevate, del 50-60%, in quanto in percentuali minori può favorire fenomeni fermentativi, il che significa che il microorganismo andrebbe ad usare lo zucchero per sopravvivere. Dopodiché troviamo la conservazione con l'olio, i famosi sott'olio. È un tipo di conservazione che ha lo scopo di isolare gli alimenti dal contatto con l'ambiente esterno. In tal modo si va a inibire la proliferazione di quelli che sono i microorganismi aerobi, ovvero i microorganismi che sfruttano l'ossigeno per vivere. Tuttavia, facendo questo, andiamo a promuovere quella che è la moltiplicazione e l'accrescimento di microrganismi anaerobi, ovvero microrganismi che sviluppano in assenza di ossigeno, tra i quali dobbiamo fare particolarmente attenzione al Clostridium botulinum. Non so se qualcuno l'ha già sentito. È uno dei microrganismi più importanti a livello di sicurezza alimentare ed è responsabile della tossinfezione alimentare chiamata botulismo. Tuttavia è un microrganismo sensibile alle temperature, quindi andando a trattare i nostri barattoli, le nostre conserve casalinghe con calore, quindi andando a bollire i nostri vasetti,
si elimina il rischio di incorrere in questa intossicazione alimentare. Ancora la conservazione con l'aceto va tramite il suo potere acidificante a svolgere un'azione microbicida, quindi andando ad abbassare il pH va a inibire la proliferazione di molti microorganismi. Abbiamo ancora la conservazione con l'alcol etilico, che si basa sulla proprietà che ha l'alcol di rendere sfavorevole lo sviluppo di microorganismi. E infine abbiamo la conservazione con additivi chimici conservanti. Questi sono spesso visti negativamente, quando in verità ci sono tutta una serie di controlli e test che vengono fatti appunto per verificarne la sicurezza igienico-sanitaria. E sono comunque delle sostanze che vengono aggiunte volontariamente, che svolgono un'azione battericida, quindi ci permette l'eliminazione dei microrganismi eventualmente presenti nell'alimento. E infine abbiamo i metodi chimico-fisici, metodi chimico-fisici che sfruttano quindi sia un'azione fisica che un'azione chimica, come ad esempio l'affumicamento. L'affumicamento usa l'azione combinata del calore, che quindi è un metodo fisico, con l'azione del fumo, che grazie a delle particelle in esso disciolte vanno ad esercitare un'azione microbicida, quindi vanno a distruggere i microrganismi presenti eventualmente nell'alimento. Ne esistono due tipologie: a freddo, con una temperatura di 20-30 gradi, quindi poco più della temperatura ambientale, per alcuni giorni. Oppure un'affumicatura a caldo, che si basa sul sottoporre l'alimento a 50-80 gradi per alcune ore. Ora lascio la parola a Valentina, che ci parlerà un po' degli oli essenziali nella conservazione degli alimenti. Ok, eccoci. Ho cambiato. Vi sarete chiesti tutti come poteva appunto collegarsi la medicina integrata a questo argomento, ed ecco qui praticamente con gli oli essenziali, che sono pazzeschi, che sono veramente molto affascinanti. Diciamo che rientriamo quindi proprio nel tema della conservazione degli alimenti, e in realtà da quasi 10 anni, forse anche di più ormai, si sta crescendo l'interesse proprio verso metodi naturali di conservazione. In questo caso specifico, stasera parleremo degli oli essenziali, poi probabilmente ci sono anche altre metodiche. Cosa sono gli oli essenziali brevemente? Allora, sono delle miscele complesse di sostanze volatili e sono prodotte aromatiche e vengono prodotte naturalmente dalle piante. Diciamo che hanno una chimica molto particolare e molto complessa. In ogni caso, la cosa più affascinante, come ho scritto appunto anche nelle slide, è che nonostante ci siano pochissimi atomi che concorrono alla composizione delle varie molecole, poi noi abbiamo praticamente un sacco di milioni, direi, di combinazioni che poi ci danno tutte le variazioni principalmente sull'organismo, ma appunto, come si sta studiando adesso, anche sull'applicazione nella conservazione degli alimenti. Dove li troviamo questi oli essenziali e a cosa servono? Principalmente li troviamo in realtà in quasi tutte le parti della pianta. Possiamo trovarle sia nelle foglie, sia nelle resine, sia nelle cortecce, nei frutti, nel legno, veramente ovunque. Quindi da ogni parte poi può essere estratto un olio essenziale. In alcuni casi possiamo avere addirittura più estrazioni dalla stessa pianta, ad esempio l'arancio fa 3 oli essenziali diversi, e questa appunto è anche qui una molteplicità assurda. E in natura hanno delle funzioni ben precise, proprio per la pianta stessa, quindi una cosa che fanno è con il loro aroma, con il loro profumo, richiamare gli insetti amici che poi riescono ad impollinare più facilmente. O ad esempio si possono difendere dai vari microrganismi nocivi, quali muffe, batteri, di cui ha parlato anche poco fa Alex. E un'altra cosa che fanno, sempre con i loro messaggi profumati, perché poi lavorano appunto con l'aromaterapia, anche in questo caso comunicano con l'ambiente esterno. Quindi che cosa si è chiesto l'uomo? Tramite l'osservazione, diciamo che
è da sempre il nostro primo metodo di indagine, perché che abbiamo subito a disposizione. Ci siamo chiesti se questa azione che hanno sulle piante la facessero anche su di noi, e in questo caso addirittura sugli alimenti stessi, e da qui poi nasce appunto l'esigenza di cercare, di scoprire se questi oli potevano essere utilizzati anche nella conservazione, appunto. Qual è il motivo principale in realtà per cui ci si è sottoposti questa domanda? Perché comunque si è, diciamo, nel tempo si sta assistendo un po' ad un problema di antibiotico resistenza. Non so se qualcuno di voi ha sentito qualcosa in generale. In realtà anche infatti i medici di base adesso cercano di prescrivere meno antibiotici possibili, proprio perché andiamo incontro a questa problematica che incontriamo appunto anche poi negli alimenti, nella conservazione dei cibi. Quindi questo è uno dei motivi, e poi vedremo perché ci rivolgiamo proprio agli oli essenziali. Un altro problema è che gli additivi, diciamo, sintetici un po' ci spaventano, appunto, e quindi cerchiamo di snellire il più possibile le varie poi etichette. E gli oli essenziali dunque possono essere utilizzati appunto come conservanti, e sono oltretutto veramente ben accettati dal consumatore, un po' per le loro proprietà aromatiche, quindi anche per il sapore e l'odore che hanno, ma soprattutto perché spesso poi sono, diciamo, di via di estrazione vegetale, quindi diciamo un po' più vicini alla nostra fisiologia anche. Come agiscono? Diciamo che, come ho detto poco fa, andrebbero ad agire principalmente appunto su batteri e muffe, e infatti contengono dei composti antiossidanti e battericidi o comunque batteriostatici. Io ovviamente ho riportato i principali, che sarebbero i composti fenolici, gli acidi organici, vitamine, carotenoidi. Tra le vitamine, di proposito, ho scelto il succo di limone, proprio perché, come ha accennato poco fa Alex, cosa succede? In questi ultimi anni hanno iniziato ad usare veramente molto l'acido ascorbico, cioè la vitamina C, per la conservazione di diverse sostanze, tra cui soprattutto anche le bevande, perché poi è molto facile inserire il succo di limone appunto nelle varie bevande e avere questa azione di conservazione. La principale azione che hanno di conservazione, come diceva lui prima, è un po' antimicrobica, ma soprattutto anche antiossidante. Vanno a far venire il meno possibile il cambiamento del colore dell'alimento, quindi appunto va a lavorare sull'ossidazione e agisce in quel senso lì. Una cosa interessante che ho trovato, che in questo ho voluto riportare interamente, e infatti probabilmente ve la leggerò, è che l'attività microbica, antimicrobica dimostrata da numerosi studi pone dunque le basi per una molteplicità di applicazioni degli oli essenziali come composti bioattivi e naturali. Questo è un documento dell'Istituto Superiore di Sanità. In realtà è del 2012, se non sbaglio, quindi appunto è da un bel po' di anni che si sono iniziati questi studi. E dice che la conservazione degli alimenti, delle bevande e il mantenimento della loro sicurezza appunto può essere svolta questa azione appunto anche con gli oli essenziali. Inoltre, in relazione alla loro applicazione in formulazioni alimentari, gli estratti vegetali sono considerati come consumer friendly, ovvero favorevoli al consumatore, e possono essere impiegati senza alcuna autorizzazione specifica o modificazioni in etichetta, ad eccezione di alcuni estratti che rientrano nelle categorie di additivi e coloranti. Volevo specificare una cosa. Cosa intende quando possono essere impiegati senza alcuna autorizzazione specifica? Che appunto, essendo di estrazione comunque naturale, vegetale, anche se poi prodotti anche in laboratorio sinteticamente, in ogni caso sono identici comunque al composto estratto dalla matrice vegetale, e di conseguenza possono non essere inseriti tra gli additivi ma tra gli ingredienti, e questo snellisce notevolmente la lista di tutti i conservanti, che comunque per l'occhio nostro non è poco, perché appunto andiamo a diminuire i vari conservanti all'interno degli alimenti. Altri estratti che sono potenzialmente utilizzabili come bioconservanti, in realtà li utilizziamo già noi in cucina tantissimo, e sono aglio, cipolla e porro,
e di questi si sono studiate le proprietà antimicrobiche. Oltretutto si è visto che hanno un'azione molto molto importante anche sul botulinum, di cui parlavi tu, Clostridium botulinum. E questo è fondamentale proprio perché per il problema dell'antibiotico resistenza potrebbero entrare in gioco e dare un notevole diciamo, risultato. Questa è un'altra cosa molto interessante, perché? Perché la sensibilità dei microrganismi in generale, quindi in questo caso negli alimenti, hanno altri parametri che entrano in gioco, cioè i parametri estrinseci, cioè esterni, che non dipendono quindi solo dall'alimento. E quali sono? La temperatura e la tipologia di confezionamento. E anche questa cosa, in realtà ho trovato un articolo molto recente che vi farò vedere a breve, di marzo di quest'anno, se non sbaglio, marzo 2019, e praticamente in laboratorio hanno iniziato a studiare proprio gli imballaggi, e all'interno di questi imballaggi possono essere spruzzati o comunque inseriti gli oli essenziali che poi vanno a lavorare, a fare appunto un'azione di, diciamo, il meno possibile di deterioramento sui vari alimenti, oltretutto allungando la vita di scaffale di cui parlava poco fa Alex. Infatti l'esempio che faccio, di cui parlano appunto nell'articolo della Repubblica, parla proprio delle fragole. Hanno creato un cartone, in realtà è un brevetto sviluppato dal consorzio Besta, che è dall'Università di Bologna, e in questi imballaggi vengono inseriti alcune miscele di oli essenziali che aumentano di 2 giorni, che detto così sembra pochissimo, ma in realtà sappiamo tutti che compriamo le fragole, già dopo un giorno sono nere, praticamente già sono subito quasi da buttare, se non consumate, e quindi aumentano di 2 giorni la vita delle fragole. E quindi appunto poi questo apre le porte in realtà a tantissime cose, proprio perché adesso... Questo in particolare è un confezionamento in cartone, se non sbaglio, e probabilmente si sta iniziando a studiarlo anche su altri imballaggi, forse me ne avevi parlato anche tu. E appunto questo è un articolo di 2 mesi fa, quindi veramente una cosa molto molto recente. La confezione si chiama Attivo, che è questa che avevo riportato qui, così se vi capitasse di trovarla in giro sapete che ha questa bellissima cosa dentro. E c'è un contro, come in tutto, perché fino ad ora abbiamo comunque parlato di aspetti positivi. Diciamo che è una cosa negativa che rende un pochino limitato l'uso degli oli essenziali, e che comunque essendo molto molto concentrati e molto potenti hanno un impatto sulle caratteristiche sensoriali e organolettiche degli alimenti. Quindi diciamo bisogna veramente fare appunto una selezione accurata dei vari oli, no? In base proprio al loro profumo, alla loro caratteristica aromatica, perché altrimenti andrebbero ad intaccare troppo gli alimenti, e quindi già lì poi si cambia tutto, si cambia il sapore, si cambia l'odore, e questo purtroppo è uno dei limiti. In ogni caso è una cosa, diciamo, positiva, e che sicuramente sarà sempre più utilizzata in futuro. E quindi diciamo la conservazione degli alimenti grazie agli oli essenziali risulta di forte interesse, e in realtà non solo per quanto riguarda la garanzia dei prodotti, ma proprio appunto per la loro, quindi non solo per la questione degli additivi che vengono addizionati all'alimento, ma proprio anche per la loro estensione della vita conservativa dell'alimento stesso. Io ho fatto una breve introduzione appunto alla cosa, perché ora rilascio la parola ad Alex e ci parla effettivamente di numeri dello spreco. Sì, abbiamo visto che cos'è lo spreco, a che cosa è dovuto, qual è l'arma con la quale possiamo combatterlo, ovvero la conservazione, ma adesso andiamo a vedere realmente a che cosa corrisponde. E andiamo quindi a vedere, secondo voi, a quanto corrisponde lo spreco di cibo annuo? 1.000 tonnellate, 50 milioni o 500 milioni di tonnellate? Più o meno, 500? Nel mondo? 500? Purtroppo no, nessuna delle tre, perché lo spreco di cibo annuo
equivale a 1,3 miliardi di tonnellate. E il dato più agghiacciante è il fatto che l'80% di questi 1,3 miliardi è cibo ancora consumabile. Quindi è cibo ancora adatto al consumo che viene preso dalla dispensa, dal congelatore, dai ripiani, eccetera, e viene cestinato immediatamente. Quindi con questi dati non è, cioè è facile pensare come, riducendo lo spreco, si possa arrivare a ridurre il paradosso dello spreco alimentare. Quindi le 795 milioni di persone che muoiono di fame possono avere, diciamo, possiamo trovare una soluzione per abbassare questi dati. E una soluzione la possiamo applicare anche noi nel nostro piccolo. Possiamo quindi andare a cercare di evitare di sprecare per garantire cibo a tutti. Questo non è solo un dovere morale, un dovere etico, ma è anche un dovere economico e anche un vantaggio dal nostro punto di vista. Perché se consideriamo che il cibo che noi sprechiamo a casa è cibo che noi abbiamo acquistato, quindi stiamo sprecando soldi. Per metterla in cifre, la situazione in Europa, secondo una stima, in Europa sprechiamo 180 kg di cibo pro capite l'anno, quindi a persona si sprecano 180 kg di cibo. Ovviamente questa è una stima fatta a livello europeo, quindi in tutti i paesi, di tutte le razze, di tutte le dimensioni, tutti i colori, eccetera. Per quanto ci riguarda, lo stima in Italia è di 149 kg a persona all'anno. Messa in parole povere, 149 kg sono l'equivalente di 1500 piatti di pasta ogni anno. Facendo un calcolo rapido, 1500 piatti di pasta sono circa 4 piatti di pasta al giorno. A testa. Quindi questo significa che stiamo sprecando soldi, 450 euro l'anno a famiglia, per qualcuno sono poco, per qualcuno sono tanto, sono comunque soldi che stiamo sprecando. E vale lo 0,88% del prodotto interno lordo, che magari detto così non assume molto significato, ma sono 15 miliardi di euro che escono dalle tasche, dalle nostre tasche e vanno direttamente nella raccolta dell'umido. E paghiamo anche l'umido. E lo spreco domestico, quindi quello che ci riguarda, non quello delle industrie alimentari, non quello dei ristoranti, quello che ci riguarda personalmente, vale quasi 12 miliardi di euro. In una situazione attuale che non è rosea dal punto di vista economico, 12 miliardi in più fanno sempre comodo. E è stata stilata poi una lista dei prodotti che vengono sprecati maggiormente e abbiamo in testa uova e latticini con il 29%. Ora, le uova è il classico alimento che viene buttato. Le uova vengono, diciamo, con un termine minimo di conservazione. Quindi nella maggior parte dei casi sulle uova c'è scritto da consumare preferibilmente entro una certa data. Io personalmente consumo le uova anche una settimana dopo. È un comportamento sbagliato, ma io confido nelle industrie alimentari affinché le uova siano sicure e quindi io le consumo anche una settimana dopo. Non vi sto incitando a farlo perché non si dovrebbe fare, si dovrebbero consumare tutte senza sprecare. Dopodiché troviamo pasta e pane. A chi è che non avanza un pezzo di pane secco o la pasta fatta in casa piuttosto che la pasta fresca comprata in vaschetta, dopo qualche giorno non è bellissima, allora si butta. Ancora carne e pesce il 26%, gli alimenti più costosi 26%, e infine i prodotti ortofrutticoli che stanno al 17%. Quindi vediamo che sono dei numeri allarmanti e sono dei numeri che ovviamente non interessano solo noi, in quanto lo spreco non è solo a livello domestico, ma si verifica lungo tutta la filiera, quindi nella fase produttiva, nella fase distributiva e nella fase del consumo. Andiamo adesso in ordine, andiamo a vedere nella fase produttiva.
La fase produttiva è la fase che viene a monte della filiera agroalimentare, quindi tutte quelle operazioni di coltivazione, allevamento, la raccolta e tutte le tecniche di trattamento della materia prima. Ora, lo spreco che si verifica in questa fase non è uno spreco che appartiene ai paesi industrializzati, quindi non è uno spreco che si verifica nel nostro paese, in quanto le industrie alimentari stanno attente al risparmio economico e quindi sanno che sprecando andrebbero a perdere soldi e quindi stanno molto attenti a non sprecare. Lo spreco avviene nella maggior parte dei casi nei paesi in via di sviluppo, paesi comunque poveri che hanno scarse competenze gestionali, mancanza di infrastrutture adeguate e problemi durante il trasporto e lo stoccaggio. Lungo la filiera produttiva poi incontriamo la fase di distribuzione, che è la fase in cui le aziende produttrici e il consumatore si uniscono. Quindi è una fase un po' delicata, in quanto i produttori devono incontrare le esigenze dei consumatori e sono proprio queste esigenze che vanno a favorire lo spreco. Ovviamente esigenze dovute da pratiche di marketing che favoriscono lo scarto di prodotti che non sono esteticamente perfetti. Ovviamente tra una cassetta di mele bellissime, perfette, e una cassetta di mele rovinate, è normale che il consumatore sceglie la cassetta di mele perfette. Tuttavia le istituzioni, le aziende e chi per loro dovrebbero poi sensibilizzare e fare anche una riduzione del prezzo, secondo me, su una cassetta che magari presenta qualche imperfezione senza destinarla direttamente allo scarto. Quindi in questa fase la parola chiave è l'invenduto, che appunto interessa a grande parte dello spreco. E infine c'è la fase del consumo che ovviamente non è solo il domestico, ma è anche quello che riguarda la ristorazione. E secondo vari studi questa è la fase in cui si spreca l'80% dell'intero ammontare. Situazione che vede ovviamente protagonisti i paesi industrializzati, perché buttare un pezzetto di pane secco a noi non costa niente. Mentre si invertono le tavole rispetto ai paesi in via di sviluppo, in quanto avendo dei problemi economici alla base cercano di non sprecare niente. E tra le cause appunto dello spreco troviamo il fallimento dei sistemi di informazione. Non si trovano spesso campagne di sensibilizzazione sull'argomento, campagne che sensibilizzano il consumatore per quanto riguarda le corrette pratiche di conservazione. Campagne di informazione su quanto è realmente lo spreco. Ovviamente il consumatore ci mette del suo, abitudini non corrette, superficialità a volte nel buttare alimenti che forse sono andati a male. E infine le politiche di marketing che favoriscono l'acquisto di più beni del necessario. A chi non è mai capitato di andare al supermercato e trovare 2,5 kg di carne a 5 euro. È normale che il consumatore ne approfitta, ne approfitto anch'io perché effettivamente è un'offerta vantaggiosa. Dobbiamo però essere coscienti mentre facciamo queste scelte e andare poi ad adottare delle tecniche di conservazione adeguate. Va benissimo acquistare 5, 10, 15, 20 kg di carne, ma si congela. Si dona al massimo, ci sono molte campagne di donazione a vari enti di cui dobbiamo essere sempre consapevoli, sempre per ridurre lo spreco e anche per risparmiare qualcosina ovviamente. Ma andiamo a vedere adesso qual è l'impatto ambientale, ovvero che cosa fa lo spreco alimentare al nostro pianeta. Tema ovviamente molto caldo, ultimamente si parla di impatto ambientale, emissioni, c'è il blocco del traffico sulla via Emilia, eccetera. Lo spreco alimentare rientra nelle cause del deterioramento ambientale, ovviamente come qualsiasi altra produzione di bene favorisce l'inquinamento, non si può evitare ovviamente, si può ridurre però.
Per fare una stima di quanto è l'impatto ambientale dello spreco si prendono questi tre parametri specifici. Si prende in analisi quindi l'impronta di carbonio, l'impronta idrica e l'impronta ecologica. Nel dettaglio andiamo a vedere. L'impronta di carbonio è un parametro che viene utilizzato e che va a misurare le emissioni di gas serra causate dalla produzione di un bene, qualsiasi sia, dagli alimenti al vestiario, alle costruzioni, eccetera. Se dovessimo paragonare le emissioni di gas serra dello spreco alimentare a un paese, si tratterebbe del terzo emettitore al mondo come entità dopo gli Stati Uniti e la Cina. E non dopo Reggio Emilia e Modena, cioè si parla di Stati Uniti e Cina. Di nuovo, l'impronta idrica. Si parla spesso del fatto che per produrre gli alimenti ci vuole un quantitativo d'acqua enorme e fino a qui siamo d'accordo, ma l'impronta idrica è una misura che quantifica i consumi e le modalità di utilizzo delle risorse idriche e, come ho detto, per gli alimenti ci vuole un quantitativo di acqua notevole. Ma se si pensa che la produzione di alimenti che va a finire nello spreco alimentare porta via il 21% dell'utilizzo globale d'acqua, questo dovrebbe far riflettere. E infine abbiamo quello che viene chiamato l'impatto ambientale vero e proprio, l'impronta ecologica. Questa praticamente va a identificare le porzioni di terra o di mare che sono biologicamente produttive e necessarie a fornire le risorse assimilabili, per fornire le risorse assorbire le emissioni associate a un sistema produttivo. Quindi questo va a misurare la terra necessaria, l'estensione di terra necessaria per produrre un alimento. E secondo una stima di tutta la terra e mare coltivato, il 30% è destinato al cibo non consumato, quindi allo spreco. Ora, ovviamente questi sono dati allarmanti, sono dati che ci fanno preoccupare. Quindi, come ho detto, è anche nostro dovere morale fare qualcosa per contribuire al cambiamento. Dovere morale, ma anche una sorta di dovere personale, in quanto, come abbiamo detto, lo spreco è sinonimo di spreco di soldi. E adesso ora andiamo a vedere dei 10 semplici consigli o accortezze che possiamo mettere in pratica tutti i giorni per andare a cercare di ridurre lo spreco e quindi di risparmiare un qualcosina. Innanzitutto, pianificare la spesa. Sembra una banalità, ma controllare la dispensa per vedere che non ci siano alimenti in via di scadenza o che non ci siano alimenti che abbiamo dimenticato e fare quindi una lista della spesa in base a quello influisce enormemente sugli alimenti che compriamo, che poi magari arriviamo a casa e pensiamo: io questo che l'ho comprato a fare? E un altro consiglio molto utile è il comprare a stomaco pieno. A stomaco vuoto è deleterio, si compra di tutto, le patatine, cose che uno non sa, se le ritrova poi in credenza dopo un po' e dice: ma che è sta roba? Quindi è un piccolo consiglio, una piccola accortezza, però fa la differenza. Ancora, prestare attenzione alle date di scadenza. Dopo stasera ovviamente saprete tutti la differenza tra termini di conservazione e data di scadenza, però comunque bisogna prestare particolare attenzione, quindi bisogna controllare gli alimenti già acquistati, se c'è qualcosa che sta per scadere pianificare il consumo di quel qualcosa e quindi magari rimandare l'acquisto di alimenti che hanno una data di scadenza breve, se non si intende consumarli ovviamente. E infine ovviamente ricordare la differenza tra consumare preferibilmente entro, che quindi ci dà una finestra di margine dopo la data di scadenza, e consumare entro, che quindi ci impone di consumare l'alimento entro una certa data. Tieni sempre a mente un budget di spesa. Nessuno vuole arrivare alla cassa e vedere un conto di 150-200 euro quando uscire a comprare solo latte e pane. Non è una cosa molto piacevole, quindi
partire già da casa con un'idea bene in mente su quanto spendere ci può aiutare anche a ridurre lo spreco e anche a risparmiare qualcosina. Ancora, mantenere il frigo sano. Il frigo è un attrezzo fondamentale, un attrezzo molto utile e intelligente. Tuttavia, a lungo andare, può subire, può andare incontro a un decadimento. Quindi è importante di tanto in tanto andare a controllare la temperatura interna, andare quindi ad assicurarsi che il frigo mantenga quanto promesso, perché, come abbiamo detto prima, la temperatura influisce su quella che è la crescita microbica. Quindi un frigorifero performante, un frigorifero che tiene massimo 4 gradi, è un frigorifero che ci permette di conservare al meglio gli alimenti e di ridurre lo spreco. Controllare lo stato delle guarnizioni. Le guarnizioni sono fondamentali per la tenuta stagna. Ovviamente un frigo che non tiene la temperatura, che quindi presenta delle guarnizioni rotte, è un frigo che non funziona, è un frigo che non ci permette di conservare correttamente gli alimenti. E infine lo stato di pulizia dell'apparecchio. Ce ne parlerà poi meglio Valentina, ma comunque un frigo sporco, un frigo incrostato, unto, è un frigo che presenterà carica microbica. Ci saranno quindi microorganismi, quindi attenzione anche a quello. Ancora, bisogna prestare particolare attenzione alle diverse tipologie di conservazione degli alimenti. Su tutti gli alimenti sono presenti i consigli per la conservazione. Il classico conservare in un luogo fresco e asciutto, conservare al riparo della luce, conservare in frigorifero, sotto al letto. Bisogna stare particolarmente attenti perché se indicato significa che influisce fortemente sulla conservazione dell'alimento. Inoltre bisogna effettuare la rotazione. È una pratica noiosa, sono d'accordo, però quando acquistiamo alimenti, soprattutto in dispensa, succede che acquistiamo gli alimenti, li piazziamo davanti e dietro dimentichiamo di tutto. Quindi è bene sempre, quando acquistiamo nuovi alimenti, di porli dietro, in maniera tale da portare avanti gli alimenti più vecchi e averli sempre a portata di mano. E questo contribuisce a una rotazione degli alimenti. Ancora, servire quantità di cibo adeguate. È una cosa che non è facile effettivamente. Noi italiani, soprattutto quando ci sono invitati, ci sono ospiti, è facile abbondare, è anche normale. Tuttavia sovraccaricare i piatti spesso si tramuta in spreco, quindi l'ospite lascia qualcosa che finisce nel rifiuto. Se invece noi lo teniamo in pentola, con la premessa che chi ne vuole ancora lo può sempre prendere, riduciamo lo spreco e quello che rimane in pentola viene fatto raffreddare e messo in frigo, ovviamente coperto prima. Usare gli avanzi. Se conservati correttamente, i cibi mantengono inalterati le caratteristiche organolettiche. Quindi l'usare gli avanzi non è mai una cattiva idea. Ci sono anche spopola sul web, ma anche nei programmi di cucina spesso parlano di riutilizzare gli avanzi, ricette con gli avanzi sono spesso molto buone e aiutano a combattere lo spreco. Ovviamente se qualcosa avanza, come ho detto prima, va fatto raffreddare, coperto e poi messo in frigo. Congelare. Il congelare è fondamentale, come ho detto prima, se si fa scorta di qualsiasi bene, che sia carne, pesce o qualsiasi cosa che possa essere congelato, lo dobbiamo fare, anche perché andiamo a mantenere un alimento, possiamo sfruttare operazioni di marketing del supermercato e possiamo avere cibo disponibile durante tutto l'anno. E infine, questo è un consiglio che non sta sui volantini, in quanto non è facilmente applicabile da tutti, chi non ha un giardino, a chi non serve il terriccio, è inutile. Comunque, per chi volesse riutilizzare i scarti, i rifiuti alimentari, può produrre il suo terriccio personale. Ci sono vari modi per farlo, ci sono degli apparecchi in dotazione, credo anche che il comune metta a disposizione degli apparecchi, o comunque ci sono dei metodi casalinghi che si trovano sul web.
Quindi questi sono i 10 super consigli per cercare di ridurre lo spreco e risparmiare qualcosina. Ora rilascio la parola a Valentina, che aggiunge qualcosa, e siamo al termine, promesso. Grazie. Sì, qualche altro consiglio, semplicemente perché mi ricollego intanto al punto del frigo sano e pulito, e poi ne ho aggiunti appunto altri due, cioè dell'igiene della persona e della cucina, ovviamente sempre in ambito di quando andiamo insomma a trattare i vari alimenti, e durante il lavaggio di frutta e verdura. Allora, mi ricollego solo un attimo al consiglio del frigo, perché sano, lui ha specificato appunto le guarnizioni, controllare lo stato della temperatura, ma vuol dire anche pulito. Perché? Perché come diceva lui, se comunque un frigo non vengono effettuati i lavaggi periodici, le cariche microbiche ovviamente continuano ad aumentare, e il tutto poi si tramuta in deterioramento dei cibi, molto più facile. La corretta conservazione dei cibi all'interno è fondamentale, perché in realtà penso che è capitato a tutti, anche a me per prima, di non avere neanche il tempo, e ho messo magari un alimento così nel frigo senza averlo coperto, però effettivamente è una cosa che andrebbe evitata. Quindi conservare correttamente i cibi si intende questo, cioè chiuderli molto bene, aspettare che siano freddi e poi inserirli in frigorifero, anche perché alimento caldo non andrebbe bene inserito subito in frigorifero. E poi una cosa carina, questa l'ho lasciata ultima slide, che ho proprio scritto delle piccole ricettine, così chi vuole può fare la foto, delle tecniche per eliminare gli odori, e anche per i lavaggi periodici, sia di frigo che di igiene della persona e della cucina. Allora, igiene della persona, ovviamente, vabbè, lo sappiamo tutti, lavare sempre bene le mani prima di manipolare gli alimenti, soprattutto da un alimento molto differente all'altro, e soprattutto se è un alimento crudo. Quindi magari toccare la carne cruda e poi toccare quello che invece mangiamo, che ne so, l'insalata, che poi mangiamo così senza neanche cuocerla, non andrebbe bene. Quindi questo è fondamentale per la sicurezza alimentare. E lavare bene le superfici, anche questa cosa qui è importantissima, e si ricollegherà poi all'ultima slide, nella quale vi ho scritto come poter fare con metodi naturali. Ovviamente ho riportato qualcosa della medicina naturale. E infine lavaggio di frutta e verdura. Allora, c'è da specificare che già l'acqua basta, nel senso che già l'acqua è ottima per lavare tutto, e io ho messo questi consigli solo per i più curiosi e per chi si vuole addentrare un po' di più in questi esperimenti, però già in realtà l'acqua basta, quindi lavaggi abbondanti con acqua di frutta e verdura. E possiamo aggiungere però appunto qualcosa di carino, cioè gli oli essenziali, lavaggio con gli oli essenziali, o il bicarbonato o l'aceto di vino bianco, che comunque secondo me tutti conoscete già. Allora, ho lasciato qui appunto le tre diverse tipologie di lavaggio, che così per chi non le conoscesse può fare una foto. Allora, acqua e oli essenziali è importante, perché come ho sempre detto, gli oli essenziali sono molto molto concentrati, quindi bastano veramente poche gocce. Io qui ho messo un solo olio essenziale, che è quello che prende un po' tutte le azioni, quindi antimicrobica, antimicotica, quindi per le varie muffe, funghi, che sarebbe l'olio essenziale di tea tree, per chi non lo conoscesse, l'albero del tè, esatto, è buonissimo. E appunto un recipiente pieno non ho specificato, perché basta una tipica insalatiera magari, come ho messo nella foto qui, ecco, l'ho messa apposta la foto per mostrarvi. Quindi un recipiente e 3-4 goccine di olio essenziale, lasciare solo qualche minuto e poi risciacquare abbondantemente. Acqua e aceto invece, per chi volesse provare con l'aceto, qui cambia il tempo, perché ad esempio dobbiamo lasciare, vabbè, intanto la quantità sarebbe metà quantitativo di acqua e metà di aceto, e qui la verdura andrebbe lasciata in ammollo almeno 10 minuti. Questo metodo ha, diciamo, si è riscontrato che vengono tolti anche tantissimi pesticidi con questo metodo, quindi riusciamo ad eliminare anche un bel po' di pesticidi. Però appunto dobbiamo lasciarlo almeno 10 minuti, questa è l'unica accortezza, quindi per chi si ricorda magari lasciarlo in ammollo un po' prima.
E infine l'acqua e il bicarbonato. Anche di questo qui ne va poco in realtà, quindi un cucchiaio di bicarbonato in due tazze di acqua. E anche qui si deve lasciare il prodotto in immersione per 15 minuti. Direi che abbiamo finito. Io in realtà questa l'ho inserita, anche questa ve l'ho messa per fare le foto, perché per chi appunto volesse poi comprare gli oli essenziali e tenerli in casa, anche per gli oli essenziali abbiamo dei metodi di conservazione un po' particolari. Allora, in generale, in realtà, proprio perché hanno un sacco di proprietà antisettiche e antiossidanti, si conservano benissimo nel tempo, quindi hanno comunque una lunga scadenza. L'unica accortezza dobbiamo averla con gli oli di agrumi, quindi limone, mandarino, arancio, bergamotto, me ne vengono in mente altri, e che questi qui invece purtroppo si deteriorano con un po' più di velocità, perciò 6-8 mesi massimo. Vi accorgete che hanno perso il loro, che sono diventati insomma un po' cattivi, perché iniziano a diventare tipo resinosi, quindi un po' appiccicaticci, ecco, quello non va più bene, non possono più essere utilizzati. Invece, ad esempio, l'olio di pepe, anche tu l'hai detto prima, le spezie sono eterne, e l'olio di pepe infatti rimane tipo integro per centinaia di anni, questo è pazzesco. E niente, quindi per i più curiosi ho inserito queste piccole cose all'ultimo, proprio per chi volesse provare o per chi lo fa già, meglio ancora. E se ci sono delle domande, noi abbiamo terminato, speriamo che vi sia insomma piaciuto il tema, anche se un po' particolare, perché appunto lo spreco alimentare è molto, insomma è un tema un po', è un peccato pensare che, come ha detto Alex, che ha nominato prima quelle cifre, insomma quelle cifre astronomiche, che tutto quel cibo vada a finire la spazzatura, quando c'è veramente tantissima gente che oltretutto non può neanche averlo, il cibo di base giornaliero. Grazie a tutti. Qualsiasi domanda, mi raccomando, vieni a rispondere alle domande. Usiamo per le domande. Sì, esatto. Senza microfono. Se un cibo viene decongelato, io dico un'altra cosa, parto dal crudo congelato, sì. Lo posso ricongelare? Tecnicamente no, perché innanzitutto no. Si perdono molte caratteristiche anche dal punto di vista sensoriale. Se io cuocio un alimento ho una perdita di liquido, ho una perdita comunque di aroma, darà il massimo appena cotto. Quando io lo raffreddo l'alimento comunque già andrà verso la fase di deterioramento. Una volta che io vado a congelare l'alimento, io vado a compromettere la struttura stessa dell'alimento. Quindi in definitiva, quando lo vado a scongelare sarà praticamente non ottimale da mangiare, diciamo così. Ah, sì. Ah, sì, no, io pensavo il decongelamento e poi il ricongelamento. Ah, no. In questo caso sì. Sì. Una carne congelata, la si fa scongelare, la si cucina, quindi la si cuoce e poi si congela da cotto, quindi c'è la lavorazione. No, in quel caso no, perché c'è già stato un trattamento di congelamento precedente, ma nel caso che diceva la signora no. No, perché prima la quindi lei ma poi dipende dall'alimento. Se parliamo di una lasagna e congeliamo e scongeliamo il macinato, che è una piccola, cioè che è un ingrediente, uno dei tanti ingredienti, diciamo che dal punto di vista organolettico
Incide poco. Ovviamente se io parto da una lasagna congelata, la scongelo, la metto al forno, poi la mangio, quella che avanza la ricongelo. No. Nel caso di un ingrediente si può fare, l'alterazione del sapore sarà minima. Quello sì. No, no, ma anch'io. No, in quel caso sì, ma il problema è più dal punto di vista del sapore, però se stiamo parlando di macinato, comunque di un ingrediente, la differenza si sente poco, sinceramente. Certo. Le caratteristiche fisiche sono comunque compromesse. Nel caso di un arrosto che io poi vado a consumare intero tal quale, si vede notevolmente la differenza. Però nel caso in cui, come diceva prima la signora, il macinato, essendo un ingrediente, si sente molto meno. Questa è la differenza. Comunque in generale si cerca di sconsigliare il decongelamento e il ricongelamento. In generale, però, se il prodotto viene lavorato nel mentre, dipende da vari casi. Comunque, sì, come diceva prima lei, se lei usa il macinato, non si sente. È anche un arrosto, cioè qualcosa di grosso. Si tende a sconsigliarlo. Allora si fa le scorte di carne in freezer? No, magari cucinando in frutta. Io sconsiglio la frutta, però. L'importante è la sicurezza, sì. Comunque dal punto di vista di sicurezza incide poco, anche perché se poi lei va a cuocere la lasagna, l'arrosto o qualsiasi tipo in forno, quindi porta all'interno dell'alimento le temperature elevate, i rischi per la sicurezza sono veramente minimi. No, quello dal punto di vista di sicurezza, se uno poi lo va a ricuocere, quindi soprattutto in forno, temperatura 180-200 gradi, non succede niente. Certo. Sì. Ma in quel caso va benissimo, dal punto di vista di sicurezza igienico-sanitaria, dal punto di vista organolettico potrebbe perdere, ovviamente sì, di sapore può perdere, perché comunque, certo, questa è l'idea di base, il fresco è sempre, certo, no, ma la sicurezza in quel caso incide poco. Pane? Suggerire il pane è una buona idea, tuttavia ci sono all'interno della struttura del pane si forma quella che viene chiamata la maglia glutinica e congelando il pane si vede, soprattutto se è affettato, che poi diventa bianco. Questo significa che avviene la cristallizzazione dei carboidrati praticamente e quindi tendenzialmente diventerà più duro, è come quando viene lasciato per parecchio tempo. Esatto, e per questo motivo si va a cristallizzare il carboidrato presente nel pane e quindi diciamo non è come il fresco ovviamente, tuttavia non è una cattiva idea, soprattutto se poi quello che faccio anch'io ad esempio lo scongelo e poi lo tosto, però si può fare tranquillamente. Prego.
diventa perfetto. Allora, in generale dura 10 mesi. Dal tempo di congelamento 10 mesi, un anno, se il freezer è buono. Se c'è un freezer buono, tranquillamente un anno può durare. Ovviamente questo se il freezer non viene aperto ogni giorno e quindi non è soggetto a sbalzi termici. Il grasso tende a rovinarsi, però c'è anche da dire che tendenzialmente la carne oggigiorno non presenta grandi quantitativi di grasso, a meno che si sceglie proprio un taglio grasso, si sta cercando di ridurre. Anche il maiale, che è la carne grassa per eccellenza, ha una percentuale intorno al 9%, quindi comunque si hanno delle percentuali di grasso minori rispetto a anni fa. Tuttavia sì, il grasso in congelamento cioè, lo subisce di più. Sì, sì. Esatto. Allora, io non consiglio di congelare le verdure fresche dell'orto. Questo perché? Perché congelandole... Si va a rompere tutto il tessuto vegetale, quindi avremo delle verdure mollicce. Cioè, è diverso da quelle che prendiamo, cioè quelle che congeliamo noi a casa, cioè si rompono, mentre quelle che compriamo. Quelle surgelate, se ci facciamo caso, non troviamo mai verdure surgelate intere, cioè non troviamo mai il broccolo intero piuttosto che il cavolfiore è intero surgelato, ma è sempre a pezzi. Questo perché con la surgelazione rapida, più è piccolo il pezzo, più è istantanea il congelamento. E questo fa sì che i cristalli di ghiaccio che si formano all'interno dell'alimento non compromettono la struttura. Quindi in fase di decongelamento sarà molto minore la perdita di acqua. Quindi sarà più compatto, certo. Meglio consumarle su. Più sono fresche, meglio. Sì. Io congelo anche la stessa mozzarella intera, quindi. Sì. L'intera mozzarella messa nel contenitore, sigillata. È un prodotto fresco. Ah, cucinato. Anche quando si fa la lasagna che c'è sopra la mozzarella non succede niente. La besciamella perde ovviamente di sapore. Quella indubbiamente, però si può congelare tranquillamente. Da un punto di vista igienico-sanitario non si rischia niente. Si perde il sapore. Allora, io la lascio nella sua acqua, c'è da stare attenti però che l'acqua comunque in congelatore aumenta di volume, quindi se ad esempio la compriamo in un sacchetto che è piena d'acqua rischia di esplodere, quindi in quel caso si mette in un contenitorino apposta e si congela con tutta l'acqua, io la congelo con tutta l'acqua, poi non so... La tiri fuori dal dal No, però c'è con la carne, per esempio c'è il defrost del microonde, no? Per la mozzarella. Io non consiglio di decongelarla in microonde, sinceramente. In generale quando si decongela un alimento bisogna lasciarlo in frigorifero, quindi bisogna fargli fare le cose gradualmente. Questo perché? Perché lo shock termico potrebbe incidere potrebbe compromettere la struttura cellulare in maniera anche maggiore. Quindi dal congelatore in frigorifero
Ci vorrà un po' di più, però dal punto di vista organolettico è meglio. Se una... Per il... Sì, no, ormai sì. È sempre il discorso dello shock termico. Adesso io non lo so, non so, faccio il macellaio, però in generale lo shock termico è da evitare. Esatto, poi ognuno a casa propria è libero di fare. Sì. Certo, certo. Peggio, peggio. Ma io ancora, scusate, ma ci sono alimenti che non si possono congelare? Le uova tendono a rompersi. Sì, non so di alimenti sconsigliati per il congelamento, sinceramente io non ne sono a conoscenza. Quindi non saprei. In quel caso magari sì. Allora, tendenzialmente il problema delle uova sta nel fatto che potrebbero avere la salmonella sopra. Allora, io come ho detto prima, io confido totalmente nell'industria alimentare, quindi secondo me nel 99,9% delle uova non c'è la salmonella. Dal contadino è un po' più rischiosa, è un po' più rischiosa, e il lavare le uova di per sé, lavare le uova di per sé non è molto utile. Piuttosto c'è da fare attenzione quando si rompono, in quanto la salmonella è presente sul guscio, quindi se io vado a rompere le uova devo stare particolarmente attento a non far cadere il guscio nell'uovo, anche perché con il lavaggio classico con acqua o anche con sapone non si elimina la salmonella. Con la cottura sì, con la cottura sì, però... Si deve stare attenti con il consumo di uova cruda, a prescindere, con la temperatura, anche in forno, qualsiasi sia la temperatura, qualsiasi sia il trattamento, l'importante è la temperatura. Tendenzialmente no, infatti il problema con l'invecchiamento delle uova, il problema dell'invecchiamento delle uova è proprio questo, che a lungo andare perde la consistenza del guscio e perde la consistenza la membrana che è al di sotto del guscio, in quanto non sembra, però l'uovo è traspirante. Il fatto, la prova ad esempio dell'uovo vecchio, metterlo in un bicchiere d'acqua, possiamo vedere la differenza tra un uovo fresco e un uovo vecchio, in quanto l'uovo vecchio galleggia, in quanto c'è una piccola camera d'aria nella parte inferiore dell'uovo che a lungo andare si riempie d'aria, e quindi questo appunto ci dà indicazione sul fatto che, che traspira l'uovo, e il rischio è appunto questo: le uova vecchie non andrebbero consumate perché tendenzialmente potrebbe passare, oltre all'ossigeno, potrebbero passare anche microorganismi, tra cui la salmonella, che ci preoccupa parlando di uova. Tendenzialmente, se sottoposta a trattamento termico, se a cottura, non dovremmo incontrare rischi. Infatti le uova poi presentano un termine minimo di conservazione, quindi si parla di una tempistica un po' più tranquilla, cioè io posso consumare le uova anche 2-3 giorni dopo. Ovviamente prima si consumano meglio è.
ma anch'io come ho detto io le consumo anche una settimana dopo, non lo consiglio perché non si sa mai, però. Ma poi si sente l'odore di un uovo marcio, è una cosa che non si dimentica. Anche della carne, ma l'uovo marcio è una cosa. È un pulcino. C'è quella che viene chiamata appunto la cross contamination, ovvero anche quando, come dicevi tu se non sbaglio, la carne cruda, tendenzialmente nei ristoranti, nelle industrie si usano vari taglieri, appunto per evitare, nel caso in cui ci fossero dei microrganismi presenti sulla carne cruda, sulle uova, di farli passare sulle varie superfici e poi questi non entrino in altre lavorazioni. Quindi nel caso delle uova, tendenzialmente appena rotte il guscio si butta subito, non si appoggia sul tagliere su cui poi vanno lavarsi le mani, sì. Questa è una bella domanda, perché dipende. Lavare le pasta. Esatto, quello di legno è diciamo. E il limone. Quella diciamo è uno dei metodi più consigliati. Il tagliere di legno è ottimo perché permette un taglio preciso, però dal punto di vista igienico è sempre un problema perché è difficile da pulire. Il bicarbonato e il limone è ottima come soluzione, però essendo comunque poroso, a meno che non sia un tagliere nuovo che quindi è cerato, può dare dei problemi in generale, può assorbire. Sì, bisognerebbe farlo levigare e trattare con oli apposta e cerare, però. Sono anche più belli effettivamente da vedere. No, infatti. La pulizia, certo. È normale. La disinfezione in quel caso, ma quello è il problema proprio del tagliere, che essendo poroso assorbe come una spugna, quindi sì, meglio comunque effettuare lavaggi periodici, bicarbonato e limone e tutto quanto. Anche, sì, ce ne sono tanti, quelli più sott'occhio adesso sono i nitriti e i nitrati. C'è da ricordare che sono dei composti naturali, sono dei composti che si trovano spesso negli ortaggi a foglia larga, negli ortaggi a foglia scura. È vero che questi sono responsabili di alcune alterazioni
che secondo alcuni studi possono dare dei problemi, diciamo, si parla spesso di tumori e cose del genere. Tuttavia c'è da ricordare che quando si fanno questi test si eseguono test con dosi estremamente elevate, quindi una sottoposizione del tester a dei trattamenti veramente massivi, quindi praticamente si prendono le cavie e gli si somministrano delle quantità di nitriti e nitrati talmente tanto elevati che neanche se consumassimo affettati ad ogni pasto tutti i giorni per tutta la vita saremmo soggetti a questi fattori. Ovviamente c'è da ricordare anche che se vengono aggiunti questi conservanti anche per un fine di sicurezza igienica, in quanto sono potenti microbicidi che nel caso degli affettati dei salumi, principalmente dei salami e del prosciutto cotto, vanno innanzitutto a tenere il colore. Quindi quando noi acquistiamo dei salami con un bel rosso o una bella colorazione accesa è grazie a questi, e inoltre ci vanno a combattere la moltiplicazione della salmonella, che è la stessa che ritroviamo sulle uova. Quindi non vanno demonizzati perché svolgono molte azioni positive. C'è sempre da sapere però che possono esserci lati negativi. Ovviamente, come diceva Ale, non ci sono solo punti a favore, ma di niente. Ovviamente è l'eccesso il problema, non è il consumo giornaliero o abituale una volta ogni tanto degli affettati che determina l'insorgenza di questo tipo di malattie. Sì, cioè, poi, sì, ma poi se prendiamo in considerazione anche una dieta equilibrata, il salume compare una volta ogni tanto. Sì, infatti, cioè, quando si sente la parola additivo già c'è un sospetto, però bisogna ricordare che questi sono delle sostanze che sono testate e ritestate, vengono testate annualmente e il brevetto che si usa per avere queste sostanze viene continuamente aggiornato, quindi vengono fatti test periodici, non perché usiamo i nitriti da anni e allora vanno bene, no, ogni anno rieseguono i test e quindi diciamo abbiamo una sicurezza di queste sostanze. Tecnicamente sì. Magari è più buono quello del contadino, è più genuino, però è più sicuro. Esatto. E il rischio è alto, sì. Bene, cari, se non c'è altre domande, non sono altre domande, intanto ringraziamo tantissimo Alex, i nostri giovani. Abbiamo voluto chiudere il ciclo delle serate con i più giovani, così, e poi veramente bravi. Esatto, così. È stato veramente esaustivo. Aspetta, vai. Comunque, se qualcuno ha bisogno di farti delle domande, cioè magari le domande vengono domani, dopodomani, esatto, possiamo contattarti lì, no? Esatto. Sì. Esatto, abbiamo dato apposta. Ah, per chi non ce l'avesse, ne abbiamo altri. Se qualcun altro, ne vuoi tu? Sì, un ringraziamento a Enrico, che è il nostro.
perché allora, l'umidità che si forma intorno ai sacchetti, sì, ma in generale l'umidità, le goccioline si formano su tutti gli alimenti, questo perché comunque soprattutto i vegetali sono delle strutture ancora vitali. Quando io compro il broccolo nella plastica non è morto, quindi andrà a fare quella che viene chiamata la respirazione cellulare e quindi emette dei gas che al contatto con il nylon, con la plastica, formeranno quella che è la brina praticamente, queste goccioline, tutto qui. Non è sintomo di decomposizione, non è sintomo di negativo, è semplicemente la respirazione che fa il tessuto vegetale. Facendo dei buchi si evita che si formi la condensa e... Esatto, sì. Meglio la carta, che comunque è più assorbente e quindi evita il depositarsi di goccioline che poi andrebbero a velocizzare il processo di deterioramento. Quindi in generale la carta è migliore, ma se io acquisto un prodotto e intendo consumarlo in 2-3 giorni, anche la plastica va benissimo. Ma tendenzialmente anche disporre un sacchetto di carta strappato sotto ai cassetti e poi semplicemente mettere le carote lì aperte in maniera tale che possono comunque respirare e non vanno a fare la condensa su qualsiasi sacchetto. Perché la... Perché mi fa anche l'acqua, io pure io tocco sempre, metto la carta sotto, la mia ossessione mi porta ad essere abbastanza precisa per queste cose. Grazie. Grazie allora. Chi l'ha vista? Grazie ancora. Grazie a tutti.